Io parto da quanto ha detto il sindaco Masci, il Pescara deve stare almeno in Serie B. È quello che ci auguriamo tutti, è chiaro che però poi il campo deve dare le risposte, per cui tutti quanti siamo allineati su questo pensiero, però adesso bisogna fare qualcosa in più sul campo, stiamo facendo bene, al momento non basta, bisogna fare meglio. Erano i mesi di settembre e ottobre che sperava il presidente? Di fare un buon campionato come quello che stiamo facendo. Chiaramente in questo momento gli altri stanno facendo un pochettino meglio di noi, per cui si può solo migliorare. Parliamo, poi tra un po' torneremo al campionato, di questa Family Club inaugurata qui dove prima c'era la sala stampa, i genitori possono vedere la partita, i bambini possono giocare qui, come nei grandi stadi. Sì, diciamo che è un primo passo, ne parlavo adesso con il sindaco perché qualcuno dei tuoi colleghi mi ha detto ma questi lavori sottintendono il fatto che il progetto stadio vada a morire? No, assolutamente no, perché sono lavori che sicuramente hanno il loro costo ma non pregiudicano assolutamente il progetto iniziale, che deve essere quello di andare verso la costruzione di una nuova struttura che sia uno stadio di calcio con tutti i servizi dentro. Se vogliamo far crescere questo movimento bisogna partire dalle infrastrutture. Dicevo l'altro giorno con una persona che anche tutti questi investitori che arrivano, è inutile che gli facciamo spendere solo dei soldi per comprare giocatori o pagare stipendi. Siccome c'è voglia e volontà di investire nelle infrastrutture che poi rimarrebbero al nostro paese, forse sarebbe il caso di accelerare da questo punto di vista. E la cosa positiva oggi è avere un ministro dello sport che conosce molto bene questo settore, ci ha vissuto dentro, è stato colui il quale ha voluto a suo tempo Bifutura, che era la società che doveva gestire le infrastrutture, aiutare le società a fare progetti sulle infrastrutture, e quindi io mi auguro che il ministro Abodi, che è una persona competente, molto seria e preparata, dia un'accelerata a questo comparto. Lui ha parlato di investitori, lo attualizzo al presente, a Pescara arriveranno o no questi investitori a dare una mano al presidente Sebastiani? Ma assolutamente sì, perché se vogliamo guardare il futuro in maniera diversa, Sebastiani da solo fino adesso ha fatto i miracoli, i salti mortali con gli avvitamenti. Chiaramente ci vogliono capitali, ci vogliono forze fresche, io sto lavorando per questo, lo sapete. Poi nessun problema a farmi da parte, perché se dovesse arrivare qualcuno veramente importante che può fare il bene del Pescara, sarei il primo ad andare a fare anche la biglietteria. Le chiedo l'ultima cosa, aveva detto fine estate arriveranno, poi cosa è successo? Perché ancora non arrivano? Ah, veramente sarebbero già stati qui, purtroppo poi sono uscite delle situazioni più importanti di Pescara e Catania, e hanno preso delle altre decisioni, hanno preso altre strade. Catania? Anche Catania, certo, anche Catania, però voglio dire, al di là di quello, io ci sto lavorando ancora e sono convinto che prima di Natale faremo una bella festicciola.